Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. E signori, finalmente, dopo oltre 2 settimane d'attesa, è uscita Aranea, il secondo First Global. Ed è tanta roba, non vedo l'ora di pullare per lei. Andremo di gemme, abbiamo la Free Multi e io direi subito di iniziare, voglio il suo set. Per quanto riguarda il banner, Lock non mi interessa e Noctis ce l'ho completo, quindi mi serve Aranea. Sono pronto a fare il piti, come potete vedere abbiamo 334.000 gemme e la multi gratuita. Direi di iniziare, dai. Naturalmente spero che mi esca il prima possibile, però qualora non dovesse uscirmi non è un problema perché arrivo a piti e prendo tutto. Anche qualche copia extra della sua 15 e della sua 35 non sarebbe male, così magari evito di consumare Power Stone. Free Multi praticamente inutile, una mono oro con una Power Stone. Per me questa è una Power Stone. Ma continuiamo. Prime 5.000 gemme che se ne vanno. Attenzione, ci abbiamo un'orba argentata. E se trovo la sua ex non continuo naturalmente, poiché ho un botto di red token e un botto di power stone, quindi non sarebbe affatto un problema prendere le armi e maxargliele. Però se mi uscisse un po' di tutto non sarebbe male. Niente, eh? Vabbè, altre 3 power stone. Continuiamo. Cioè, se iniziasse magari già a uscirmi qualche 15 e qualche 35 non sarebbe male. Va bene, la ex la prendiamo col piti, non è un problema, però qualche 15 e qualche 35 così le maxo senza utilizzare Power Stone? Sarebbe gradita la cosa. Beh, almeno abbiamo ottenuto una 15, onesto, ci può stare, dai. Una 15 l'ho già presa dall'evento perché sono arrivato allo stage Chaos, mi sono fermato perché lo voglio completare con Aranea in gruppo. Adesso ci mancano praticamente 2 15, 4 35, attenzione che c'è un'orbe dorata. E la sua ex che magari mi esce con questa multi? Niente. Ci ho sperato con questa orbe dorata che usciva qualcosina di interessante, invece nulla. Vabbè, dai, continuiamo. Naturalmente se sono vicino a prendermi la sua ex con il green token o che ne so, il libro, e la trovo una multiprima, continuo fino a prendermi o il libro o un'altra copia della sua ex, che non sarebbe male. Comunque Aranea si sta facendo pregare di uscire, ci escono off banner e Noctis. Grazie Noctis, non mi interessano le tue armi. Già siamo a 100 green token. Attenzione che le gemme iniziano a scendere. Dai, fai dei cambi veloci così otteniamo quante più Power Stone possibili. Perché ormai di questo si tratta, di ottenere Power Stone praticamente. Avevo anche oltre 500 ticket, quindi ex sbagliata, maledizione. Potevo andare anche di ticket. Non me ne faccio nulla della ex di Noctis, maledizione. Su via, la ex di Aranea. Anche le sue armi, le 15 e 35 ancora ci servono. Dai gioco, dai, su Aranea, si faccia vedere che cos'è, l'aspetto da oltre 2 settimane ormai.
Attenzione. Noctis, Noctis all'infinito, va bene, d'accordissimo Noctis. Abbiamo capito che tu mi vuoi benissimo, ma io già ti ho maxato, quindi non vedo il motivo perché tu mi dovresti dare ancora le tue armi. Cioè, se mi dovete uscire le 15, almeno datemi quelle di Aranea, così mi maxo l'arma senza utilizzare le Power Stone, no? Continuiamo, siamo scesi sotto le 300.000 gemme, maledizione, io volevo restare sopra le 300.000 gemme. Già praticamente Aranea l'ho portata al cristallo 70, al livello 70, e gli ho fatto già l'armatura viola, quindi la voglio ottenere a tutti i costi la sua arma X, e sarà viola instant. Così, va bene, nulla di importante, nulla di interessante. Siamo già a 160 green token e le gemme continuano a scendere. Qua spuntano un po' di orb argentate, però non esce nulla di interessante, c'è ancora neanche una copia della sua 35. Non è un problema perché, ripeto, la prendo con i red token, quindi mi interessa più la X che la copia della 35, però perlomeno se mi devono uscire gli off banner 35, va bene, almeno abbiamo ottenuto la sua 35, ci sta. Continuiamo. Beh, ho come l'impressione che mi porterà al Piri. Ho avuto parecchia fortuna in questo periodo su Opera Omnia con le pull, ho trovato un botto di personaggi con un paio di ticket, quindi ci sta che Aranea mi porti al Piri. Ma secondo me ne vale assolutamente la pena. È molto molto potente Aranea. Delle skill davvero devastanti. Così però le monoro non mi piacciono, ste multi con le monoro non vanno assolutamente bene. Già potremmo prenderci il libro, però noi continuiamo. Dovesse uscirmi in questa multi la X, naturalmente mi fermo, poiché va bene così, mi prendo il libro e risparmio gemme. Ma mi uscirà adesso? Non penso proprio. Altre 15, altro Noctis, e nulla. Mi manca ancora una 15 di Aranea per non utilizzare Power Stone. Certo che Noctis è bene insistente. Non so più quante armi ho preso di Noctis. Cioè, mi ripago tranquillamente le Power Stone che andrei a utilizzare per maxare le armi di Aranea. Di quante volte mi è uscito Noctis, voglio dire. Altre 15, quindi a posto così, la 15 l'abbiamo maxata. Adesso, se mi deve uscire qualche arma, qualche 35, cioè ormai dell'ex non me ne faccio nulla, siamo praticamente arrivati al Piti, mancano ancora un paio di multi. Me lo aspettavo, onestamente, mi aspettavo che Aranea mi portava al Piti, infatti ero pronto per fare il Piti su di lei. Ma avevo quella speranza che mi uscisse subito e mi facesse risparmiare gemme. Dai, cambia, che cos'è? Non vogliamo le mono oro. Tra 15 che non me ne faccio nulla, mono oro, ci sta. Altre due multi e siamo arrivati al Piri. Adesso mi esce la X e io continuo. Mi esce la X e continuo, che fai, risparmi 10.000 gemme? Oddio, non sarebbe male risparmiarsi 10.000 gemme, però insomma, avere un'altra sua X non è nemmeno male, no? Ma tanto questo pericolo non c'è, esce solamente Noctis, ma figuratevi se mi esce la X adesso, ma non esiste minimamente. Ultima multi e siamo arrivati al Piti.
Non ho contato, però forse sono tre, giusto? E infatti, tre armi dorate, tre Power Stone. Petey, va benissimo, siamo al Petey, ci andiamo a prendere la sua ex dai Green Token. E ragazzi, a me va benissimo così, Aranea, venga a me. Ok, abbiamo preso la sua arma ex e questo banner è, si può dire, concluso. Abbiamo speso un botto di gemme, maledizione, Aranea mi poteva fare risparmiare qualcosina, però ne abbiamo ancora 264.000, 265.000, mancano giusto 100 gemme. E come potete vedere, avevo anche 544 ticket che andrò a utilizzare per la prossima pool, per il prossimo video pool. Che dite, ci andiamo a maxare anche la sua arma? Che poi più che la sua arma, le sue armi, ma iniziamo dalla 15, cioè un botto di Noctis, mamma mia. Poi me le vado a vendere io per conto mio. Allora, abbiamo una 15 in più di Aranea. Andiamo a utilizzare la Warstone qua, gli orb, che ne ho un casino. Ok, 15 maxata, quindi già andiamo a recuperare eventualmente 4 Power Stone. Poi la 35, dove sta? Ecco qua la 35. Vedete, 89 Power Stone, tanta roba. Andiamo a utilizzare le orb. 35 maxata. E adesso si va di X, X che la porto immediatamente a viola. Quindi, limit break. Altre 12 Power Stone. Via così. Ok. E adesso andiamo a utilizzare un libro. Altro lingotto e ci arriviamo giusti giusti con i lingotti. Utilizziamo i tre lingotti, utilizziamo le orb e se ne vanno pure i soldi. Aranea mi è costata parecchio, mi è costata parecchio, ma secondo me ne vale davvero la pena. Ed ecco qua Aranea con il suo set viola. Adesso devo fargli anche le mastery, ma non ci vorrà molto, ma è abbastanza veloce farmare le summon, quindi non è affatto un problema. E devo fargli anche gli artefatti. Vediamo la sua sfera che fa, perché onestamente non mi ricordo minimamente. Quando sta? E gli va a aumentare la max bravery e l'int bravery del 10% in totale man mano che infligge il break. Secondo me lei ne ha bisogno di questa sfera, quindi gliela andiamo a inserire immediatamente. Potremmo inserire qualche sfera E, abbiamo qualcosa? Non ricordo se ho qualche sfera E da qualche parte, mi sa di no. Assolutamente no, e altre sfere A non ne posseggo, quindi per il momento Aranea si deve accontentare della sua sfera. E su questa schermata, ragazzi, con la descrizione di Aranea vento forte o forte vento che dir si voglia, io vi saluto, vi auguro tantissima fortuna con le vostre pool, vi auguro di trovarla velocemente, magari alla multi gratuita o con un paio di ticket, ma qualora doveste arrivare al Petey non disperatevi, perché secondo me ne vale davvero la pena, è un personaggio top. Attualmente secondo me Aranea spaccherà un po' i culi a tutti quanti. Io personalmente non vedo l'ora di provarla, quindi adesso vado a editare il video, ve lo carico sul canale e nel frattempo vi andrò a realizzare le mastery e gli artefatti, andrò a vedere di rollare un po' di artefatti per lei. Ma ragazzi, io direi che per questo video possa anche essere tutto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!